fare le girandoline invece, che questo è carino, è una cosa semplice che eventualmente possono fare anche i nostri amici cuccioli. Sai che è bellino anche attaccato sopra le matite? Sì. Può essere un'idea carina, carina per fare delle matite diverse dal solito. Uno se la appiccica sopra la matita, può essere un'idea regalo anche molto carino. Anche come cerchietto. Ah, bellino anche da cerchietto, se no anche come cake topper attorno alle torte, sì, avevamo detto, sì, no? Sì, sì, sopra la torta, o sopra le candeline. Anche con i muffin appiccicati sopra, bellini. Va bene, che cosa serve per fare invece le girandoline come le abbiamo fatte noi? Cartoncino, carta termoadesiva, a incollaggio medio è sufficiente se lavorate sul cartoncino, e del tessuto noi le abbiamo messo in tinta perché abbiamo fatto tutte girandoline per i bambini, però le potreste fare anche in contrasto, quindi il cartoncino di un colore e il tessuto totalmente in contrasto. Cosa dobbiamo fare, Gio? Allora, prendiamo il cartoncino e il tessuto. La prima cosa da fare è ritagliare il nostro cartoncino. Io ho fatto dei quadratini di 7x7 e viene fuori questa misura, esatto, di girandola. Esatto, fuori questa, okay, misura. Ok, vedete? 7x7. Allora, 7x7. Una volta che si è ritagliato il cartoncino, occorre disegnare con la matita le due diagonali. Ok. Così. Poi si fanno dei segnetti a 1,5 cm dal centro. Ok. 1,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm. Perfetto. Dopodiché avevo preparato un pezzettino di stoffa con la termoadesiva. Vedete? Qui adesso lo spellicolo la termoadesiva. Quindi hai stirato la carta termoadesiva sul rovescio della stoffa. Ok, esatto. Potete tagliare anche in questo caso un quadrato preciso 7x7. Esatto. Oppure un pochettino più grandino e poi lo rifilate. Fate attenzione se lo fate un po' più grande perché poi si attacca il piano stile. No, vabbè, adesso lo taglierei e poi andrei a stirarlo. Ok, forbici. Quindi ritagliamo il nostro quadratino 7x7 su tessuto termoadesivato. E poi lo andiamo a stirare praticamente dietro al nostro cartoncino. Una volta stirato il tessuto sul cartoncino e dove avevamo fatto i segni, bisogna fare 4 taglietti seguendo la diagonale dall'angolino. Taglio fino al segno. Quindi fino a 1,5 cm. Esatto. Ok. Bene, ora componiamo la girandola, quindi cola caldo, immagino. Sì, intanto prima do un pochino la sagoma della girandolina, così faccio meno fatica a fermarla dopo. Quindi facciamo un po' la dima sostanzialmente, lo pieghiamo un po' per far sì che sia più facilitato dopo, esatto, l'incollaggio. Poi attacchiamo le punte con la caldo, no? Esatto. Una volta che avete attaccato tutte le parti della vostra girandolina con la colla caldo, fate attenzione perché ovviamente bisogna attaccare la colla in una parte molto piccola e la carta col tessuto tenderà ad essere un po' robusta. Questa l'abbiamo fatta alla rovescio. Sì, te l'avevo detto che la dovevi fare dall'altra parte. No, ma è terribile! Cioè, ho lasciato la Laura per trovarne una che è pure peggio. Ah, molto bene! Fate attenzione perché se ripiegate all'interno, tenendo il tessuto ovviamente a rovescio, la parte in tessuto sarà tutta fuori. Quindi se volete che la parte che si vede di più, che è più evidente, sia di tessuto, dovrete fare il contrario. Piegare la parte di carta verso l'interno, va bene. Detto ciò, nella parte centrale, visto che ci verrà comunque e un pochino di sormonto dei petali e un pochino di colla, andiamo a finirlo con un bottoncino di legno, così insomma rimane decorato carino e non si vedono più i sormonti. Per tenerlo, sta smontando qualcosa ma non so cosa sta facendo. Per tenerlo poi bello fissato, scusa, ci ho dato anche un pugno. Sta combinando grossa. Molto bene, adesso va a finire che...
qua è un casino. Per tenerlo fissato al vostro bastoncino andiamo a mettere un pochino di colla sempre sul retro della nostra girellina, la girellina, ci appoggiamo sopra il bastoncino, aspettiamo che si siughi e per coprire l'attaccatura dietro che altrimenti le bruttina, ci andiamo a mettere un tondino di cartoncino che Giorgia ha appena staccato dall'altra girandola perché non l'aveva tagliato. Quindi ci andiamo a mettere un tondino di cartoncino. Una bella goccia di colla. Stai attento a non bruciare. Senza esagerare perché sennò ci si scotta giù. Ce ne vuole pochina di colla, pochina alla volta, sennò ci si scotta. Una goccina di colla e ci andate a mettere dietro un tondino di carta. Ovviamente nella girandola di tessuto il tondino di carta risulta un pochino più evidente perché cambia proprio il materiale ed è diverso dal tessuto, in quella che ha il retro di carta è un po' più tono su tono, si nota meno. Di queste girelline ne potete fare un mondo. Il metodo per realizzarle è lo stesso che voi le facciate piccoline così o che le facciate grandi così. Si parte sempre da una base di partenza che è un quadrato. Sempre un quadrato. 7x7, 9x9, 11x11, 20x20, le fate grandi quanto volete. Ovviamente e la parte centrale che voi lascerete libera non sarà 1,5 cm. Esatto, per ogni tipo di girandola, ma andrà a crescere mano a mano che voi allargherete più o meno la vostra un terzo, girandola. Un terzo del più o meno un terzo. Più o meno un terzo. Più o meno un terzo della vostra dal centro alla lineetta più o meno un terzo di quella okay, metà diagonale. Molto bene. E ho trovato un'altra che con le misure. Quando inizierà a mettere i puntini anche lei siamo rovinati, lo sappiamo già. Fate un puntino, siamo rovinati. Va bene. Detto ciò, girandoline fatte, queste potranno andare a decorare, come dicevamo, dal topper della torta piuttosto che i cupcake, se volete fare un buffet, le tartine, potete usarlo sulle tartine, le potete fare più grandi, più piccole, sono carine anche attaccate alle cannucce. Adesso ci sono quelle cannucce di cartoncino tutte colorate. Sono carine anche attaccate alle cannucce. Sì, perché ci puoi scrivere il nome. Esatto, carine carine. Possono essere fatte staccate dal bastoncino e diventare ad esempio anche la coccardina di chiusura di un sacchettino regalo piuttosto che come chiudipacco. Sono carine, molto semplice, non è niente di particolare, però fanno veramente la differenza. Ovviamente le potrete utilizzare per decorare tutte le vostre bomboniere, quindi poi le andrete ad attaccare agli orsetti o semplicemente a infilzare dentro nelle vostre confezioni.